Le prime carte Pokémon dell'epoca Scarlatto e Violetto sono ufficialmente uscite e dal Giappone mi sono fatto arrivare questo. Dentro questo Premium Trainer Box troviamo 10 pacchetti del set Scarlet EX e altrettanti del set Violet EX. E questo, ragazzi, sarà uno spacchettamento davvero incredibile. Tornano i Pokémon EX. Ci sono le Full Art Terra Cristallizzate. Le Art Rare continuano ad essere le rarità più belle mai fatte dalla Pokémon Company. E ovviamente anche le Special Art Rare non sono da meno. E ora, beh, l'emozione è tanta. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto e quindi passiamo all'azione. E ovviamente non scordare che questo video è sponsorizzato da Fantasia Store. Usa il link in descrizione più il codice WISH5 per ottenere subito il 5% di sconto su tutti i tuoi acquisti Pokémon e non solo. Allora, ok, non ci posso ancora credere, ma questo è il primo spacchettamento di Scarlatto e Violetto sul canale. E beh, partiamo alla grande con un prodotto molto molto interessante, che è appunto questo Premium Trainer Box EX. Qui dietro, un po' come il nostro ETB, riusciamo a vedere tutti i contenuti e qui davvero c'è tanta roba. Ma ovviamente la cosa che ci interessa più di tutte sono proprio questi 10 pacchetti di Scarlet EX e questi 10 pacchetti di Violet EX. Taglio canonico del sigillo che decreta ufficialmente l'inizio dello spacchettamento e adesso andiamo a vedere cosa si può trovare all'interno. Questo è davvero un prodotto strabello. Abbiamo l'apertura magnetica e un'organizzazione dei contenuti mica male. Dentro quindi troviamo due mallopponi di carte per cominciare a giocare, segnalini danno super premium e, attenzione, la nostra prima monetina con il segno EX, scatoletta di metallo per contenere, immagino, proprio i segnalini che abbiamo visto prima e i nostri 20 pacchettoni. Dai, allora, partiamo da Scarlet EX e ci apriamo tutti i 10 pacchetti e ovviamente la carta che tutti vorrebbero trovare all'interno di questi pacchetti è proprio quel Gardevoir EX Alternate Art, una carta assurda, assieme tra l'altro anche alle altre due pre-evoluzioni. Davvero molto molto bello. Comunque, partiamo con il professore. Poi, tra l'altro, ragazzi, i nuovi Pokémon, tipo Wattrel, lo conosco, ma alcuni nuovi Pokémon, mi dispiace, ma non mi ricordo ancora il nome. Ma ci lavorerò. Procediamo. Poi, ovviamente, come avete già visto, questi pacchetti, come tutti i pacchettini normali giapponesi, hanno solo 5 carte. E quindi, sì, insomma, si spacchettano molto 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 velocemente. Poniard, bello, Smoliv, molto molto carino, e dietro abbiamo, ok, Nada, sotto con un altro. Poi, tra l'altro, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti innanzitutto qual è il set che preferite dei due, fatemi sapere quali sono i vostri nuovi Pokémon di Paldea preferiti, perché sul serio sono tante novità. Questo è un altro Wattrel e, attenzione, forse abbiamo qualcosina. Ok, no, è un cloth olografico e tra l'altro la sua artwork mi sa che dovrebbe essere vista così. E abbiamo quindi già visto una prima novità, che sono le nuove olografie. E onestamente devo dire che mi piacciono molto di più di quelle di Spada e Scudo a righette. Vediamo se riusciamo a beccare qualche EX o magari appunto qualche Art Rare. Ovviamente Fido è bellissimo, mi piace un sacco. Attenzione, forse abbiamo la nostra prima carta importante. Ed è... oh yes! Gardevoir EX. Guardate che olografia, guardate. Mamma mia, mi sta già piacendo questa nuova epoca. Ok, adesso che abbiamo trovato la nostra prima EX sono un po' più tranquillo, perché c'è una cosa da dire: se prendete i booster box di queste espansioni avete quantomeno una fuoriserie garantita, mentre invece non penso che dentro a questo box che ci stiamo aprendo ci sia qualcosa di garantito. Quindi dai, bene che abbiamo almeno trovato qualcosa. E dietro è un'altra olografica. Ovviamente non ricordo il nome di questo Pokémon, anche perché proprio non l'ho utilizzato. E sotto, con il nostro sesto pacchetto, abbiamo passato la metà, quantomeno per Scarlet EX. Il trick, come abbiamo visto, è sempre lo stesso, con un Zangoose, Buizel, Erbaliva forse, non lo so, Fido, uno dei miei Pokémon preferiti della nuova generazione, e abbiamo la prima trainer stadio, direi.
Kilowattrel, altro Pokémon che mi piace un sacco. Però insomma, magari tirare fuori qualcosina anche da Scarlet non andrebbe male. Wiglet e... ce l'abbiamo fatta. E vedo qualcosina qui, non so se riuscite a notarlo, ma secondo me questa qua è una terra cristallizzata forse. Vediamo... no, non è una terra cristallizzata, è un Oinkolon EX. Guardate, mi soffermerò un sacco di volte su questa olografia che mi piace davvero tantissimo. Bene, 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 sono soddisfatto, sono già soddisfatto. Ora si può solo sperare in qualche art rare o appunto magari qualche secret art rare. Daxbun, vediamo, Bisharp, eccolo qua, Lechonk, e dietro, questa è un'olografica Arma Rouge, strabello questo Pokémon, bellissimo davvero. E ora siamo già al penultimo pacchetto. È passato tutto molto velocemente, è passato tutto molto molto velocemente, ma appunto, come vi ho detto, essendo pacchettini da solo 5 carte, è chiaro che passa tutto molto molto velocemente. Vediamo il Charcadet, dietro nada, abbiamo una trainer. E ora siamo all'ultima, ed è questa la nostra ultima possibilità, quantomeno per ora. Poi ragazzi, sappiate che arriveranno anche delle live con i booster box, però in ogni caso questa è la nostra ultima chance per questo video di trovare quel bellissimo Gardevoir EX, ovviamente Alternate Art. Kirlia, ok, Varum e... ok, abbiamo la nostra Penny. Fermo, fermo! Scommetto che ti sei dimenticato anche questa volta di lasciare like a questo video. Dai, ti lascio il tempo per farlo e nel mentre prova a controllare se sei iscritto e hai attivato la campanella. Va bene, dai, allora passiamo quindi ai nostri 10 pacchetti di Violet EX, che sono molto più difficili da aprire, ok, ma ce l'ho fatta. E dovete sapere che dentro a questo set c'è una carta incredibilmente costosa, che è quella di Mimosa. Beh, sia full art che soprattutto alternate art. È una trainer, ma noi sappiamo che le trainer femminili piacciono davvero tanto. Chissà se riusciamo a beccarla. Vediamo un po', dietro a Painco abbiamo già qualcosa, ma è un Cyclizard olografico. E andiamo subito sul secondo. E devo dire che questi pacchetti sono un po' più duri rispetto a quelli di Scarlet. Chissà perché, chissà come sono messi. Hypno, molto molto bello. Ah sì, qua dentro c'è anche un Drowsy art rare davvero super, davvero davvero super. Houndour, e dietro abbiamo un Toxtricity, e sotto con un altro. Ok, ok, ho capito adesso come aprirli bene anche questi qua. Spostiamo sempre una carta in avanti e via, vediamo se riusciamo a beccare Capsakid, altro Pokémon molto interessante. Vediamo di... no, mi sa che questa qua è un'altra olografica, è una Klefki olografico, bello. E via, allora, altro trick con carta in avanti e si continua. Pachirisu, bellissima artwork. Toadskull, questo è Pamo. E ancora niente, ancora niente. Due olografiche, per adesso ancora nulla. E siamo già al quinto pacchetto, siamo già a metà di Violet e ci sta andando un po' peggio rispetto a Scarlet. Ma comunque c'è ancora tanto, tanto tempo per fare meglio. Primeape, Slowpoke, oh mio Dio. Dietro a questo Slowpoke abbiamo... abbiamo un Arcanine EX Terra cristallizzato. E quello che non sapevo è che queste carte avessero anche una bellissima texture. Non sono lisce come le EX normali. Belle, belle, belle. Porca miseria. Bene, ok, ora la situazione si è messa molto molto bene. Sono super contento di aver trovato la mia prima terra cristallizzata. Sarebbe stato molto molto meglio trovarla in versione full art, perché tra l'altro anche quelle, anche le nuove full art hanno un design molto molto bello. Però comunque ho avuto un buon sentore anche da queste nuove carte EX terra cristallizzate. Le texture fanno la loro porca figura. E ora
se riesco ovviamente ad aprire questo pacchetto, ci andiamo verso la fine di questo spacchettamento. Ne abbiamo ancora tre, questo è il quart'ultimo, il trick è già stato fatto. E andiamo a vedere, questa è la seconda artwork di Capsakid, mi pare che riusciamo a vedere, direi proprio di sì. Censi, e dietro abbiamo un'altra holo. Wow! Che bellissima artwork questa! E via con il terz'ultimo. Allora, spostiamo una in avanti, come sempre, e via. Trainer, Todd School, Magnemite, artwork molto dinamica, mi piace molto. E Squacabilly, e dietro... dietro abbiamo forse un'altra EX, ed è... Ok. Questi sono i Pokémon, diciamo, ufficiali che arrivano dal futuro. Non ricordo benissimo, ma magari fatemelo sapere nei commenti. E quindi anche i nostri due pull su Violet ce li siamo fatti. Vediamo se riusciamo a tirare fuori il terzo. Sarebbe davvero, davvero molto, molto bello. E io... Una cosa mi spiace, che non siamo ancora riusciti a trovare neanche un Art Rare. E beh, vorrei, magari è proprio... Oddio, brilla anche qua sotto, Vediamo. Oh yes, Miraidon EX. Fantastico. E ok, quindi in fatto a pull direi che Violet ha vinto su Scarlet di 1, ma potrebbe addirittura vincere di 2 se riusciamo a tirare fuori anche qualcosa da qui. E sarebbe... dai, sarebbe bello. Allora, abbiamo un Mousehold, mi pare, Setoddle, Magneton, Pineco, e dietro... Oddio, sì, invece! Art Rare di Todd School! Che colori! Beh, ragazzi, questo spacchettamento è stato un'altalena di emozioni, ma devo dire che Scarlet EX e Violet EX partono davvero alla grande.